Guardate, voglio fare una dichiarazione invece su una questione, perché come avete visto ieri nel nostro intervento c'era il question time con il ministro Tajani, c'è stato un confronto molto acceso col ministro in cui abbiamo chiesto al governo di dare un segnale concreto sul cessate il fuoco. Il ministro ci ha risposto parlando di aiuti umanitari, corridoi umanitari, ma non ci ha risposto evidentemente su questa richiesta concreta. Dopodiché sia Tajani che Crosetto hanno dichiarato che rispetto alla nostra richiesta di disporre la sospensione, sia pur temporanea, delle forniture militari a Israele, hanno scritto delle dichiarazioni in cui affermano il governo dal 7 ottobre avrebbe già disposto la sospensione della vendita di armi a Israele. Allora, di questa circostanza noi non siamo a conoscenza, il Parlamento non è a conoscenza. Io sono peraltro un deputato che è in commissione esteri alla Camera dei Deputati. E allora ci devono chiarire, perché la circostanza che loro affermano è molto strana, perché c'è una legge 185 del 90 che regolamenta in modo chiaro queste procedure. Cosa hanno fatto? Hanno disposto al 7 ottobre la sospensione della vendita di armi a Israele? Ma attenzione, si può fare per legge in due circostanze, almeno così dobbiamo desumere. Hanno ritenuto che Israele sia entrata subito in conflitto armato e hanno ritenuto questo conflitto non rientrante nel perimetro dell'autodifesa? Quindi stanno dicendo che Israele sta conducendo un'azione aggressiva e non di autodifesa? Oppure, altra circostanza, hanno disposto la sospensione perché ritengono che Israele si sia resa responsabile, cito alla lettera della legge, per gravi violazioni dei diritti umani? Ma se il governo assume queste decisioni, e lo deve fare con un decreto del Ministero degli Esteri, del Ministro degli Esteri, ce lo deve dire. Allora chiarisca bene queste circostanze oscure. Poi di che cosa stiamo parlando esattamente? Di un provvedimento che, come dire, vale per il futuro, che non vuole dispone che non siano rilasciate nuove autorizzazioni, o un provvedimento che dispone la revoca o la sospensione delle autorizzazioni già concesse? Su queste cose il governo ha il dovere della trasparenza e deve informare i cittadini e il Parlamento. Grazie.